Sciopero nazionale dei lavoratori del turismo, delle mense, delle pulizie e di altri comparti a fronte dei mancati rinnovi contrattuali anche in Molise, manifestazione dinanzi la giunta regionale. Anche il Movimento 5 Stelle guarda con attenzione alle prossime amministrative, una occasione per rinnovare politica ed istituzioni. Nel corso degli ultimi secoli, i maestri scalpellini di Pesco Pennataro si sono sempre più specializzati, numerose testimonianze in Abruzzo e Molise. Dopo una lunga rincorsa, l'Olimpia Agnonese, affidata a Pino Di Meo, raggiunge la salvezza con una giornata di anticipo. Isernia e play-out, Campobasso terzo. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione con il telegiornale di TLT Molise. Venerdì 6 maggio, sciopero nazionale dei lavoratori del turismo, delle mense, delle pulizie, dei multiservizi e di altri comparti. Le ragioni sono da cercare nei mancati rinnovi contrattuali. In Molise una manifestazione è prevista dinanzi la sede della giunta regionale a Campobasso. Le organizzazioni sindacali di Filcams CGL, UILTUX e Fisascat CISL unitariamente hanno indetto per l'intera giornata del 6 maggio e per tutti i turni di lavoro lo sciopero nazionale dei lavoratori dei settori turismo, mense, terme, pulizie, multiservizi, farmacie private. Riguarda oltre 1.500.000 persone che lottano per il rinnovo dei loro contratti di lavoro che per alcuni comparti ritardano da oltre un anno e fino a 6 anni. Non hanno rinnovo contrattuale per una politica che è partita da lontano, voglio dire, non solo dalla parte dei vari governi successivi in Italia, ma anche dalle stesse imprese. Quello di abbassare il costo del lavoro, di eliminare e diminuire i diritti a fronte non si sa di che cosa, non sicuramente dell'occupazione, ma tranne di un'occupazione precaria, qui parliamo di settori tra l'altro fondamentali, strategici, di lavoratori e soprattutto che la maggior parte sono donne che hanno una professionalità elevata, basti pensare, perché lo vogliamo ricordare per far anche conoscere, voglio dire, no? Nelle scuole, negli asili nido, negli ospedali, tra mense, pulizie, sono persone che hanno una professionalità altissima, dove noi cittadini e genitori ogni giorno utilizziamo queste strutture e non è giusto che praticamente da anni il contratto collettivo nazionale, che è un elemento fondamentale soprattutto al meridione, di tutela di questi lavoratori, non hanno diritto al rinnovo. In Molise i sindacati hanno previsto nella mattina una manifestazione davanti alla sede della giunta regionale a Campobasso. Le modalità, alle 10:30 ci troveremo tutti quanti davanti alla giunta regionale chiedendo a gran voce non solo questo protocollo d'intesa per garantire il passaggio dei lavoratori da un'azienda a un'altra, quindi sui cambi d'appalto, ma anche per richiedere fortemente non lavoro, che significa dignità per questi lavoratori, e il rinnovo di questi contratti collettivi che mancano nel miglior caso da 12 mesi, ma in altri si è arrivati a 5 anni. Incontro tra ACEM e Presidente della Regione Frattura per cercare soluzioni e dare risposte concrete alle problematiche che attanagliano il comparto dell'edilizia. Dal confronto è emersa la volontà e l'attenzione del Governatore nel valutare la possibilità di pagare direttamente le imprese per accelerare i tempi di liquidazione, perché dal Molise possa partire un nuovo modello. È stato approvato dal CIPE il progetto definitivo dell'acquedotto molisano centrale con la variante che lo estende fino a Montenero di Bisaccia. A darne comunicazione l'onorevole molisana del PD Laura Vignitelli, soddisfatta per il passo in avanti che porterà a realizzare un'opera che migliorerà la qualità della vita in Basso Molise. E con l'approvazione del bilancio di previsione 2016 sanata una situazione derivante dai mancati stanziamenti nei dovuti capitoli circa il rimborso delle tasse universitarie non effettuato dall'ESU dal 2010. La questione è stata sollevata nei giorni scorsi da una rappresentanza di studenti dell'Unimol che si sono rivolti al governatore Frattura. Così
Come ribadito dal Presidente della Regione, per l'anno accademico corrente 2015-2016 nel nuovo bilancio regionale sono stati stanziati 150.000 euro per il rimborso delle tasse, 290.000 euro per pagare subito le annualità 2014-2015 e 2013-2014 e 300.000 euro ancora sono stati accantonati nel fondo dell'avanzo di amministrazione. Saranno disponibili con l'approvazione del rendiconto. Presto tutte le somme saranno trasferite all'ESU perché proceda a rimborsare via via tutti i beneficiari, quanto alle borse di studio stanziati 2 milioni di euro. E alle prossime consultazioni elettorali del 5 giugno la città di Isernia diventa il punto di partenza del rinnovamento politico e delle istituzioni per il Movimento 5 Stelle. Ma Isernia di cosa ha bisogno? Isernia ha bisogno di un nuovo slancio di fiducia, perché dopo 5 anni di commissariamenti, centrodestra che è fallito, centrosinistra che è fallito, credo che l'unica soluzione possa essere che i cittadini si riprendano in mano le istituzioni, come cerca di fare il Movimento 5 Stelle in Regione, negli altri comuni, alla Camera, in Parlamento Europeo, cambiando proprio il paradigma, rovesciando la piramide, quindi il vertice diventa la base e la base diventa il vertice, e questo è il paradigma che noi dobbiamo inserire anche nella città di Isernia. A Campobasso che aria tira? A Campobasso c'è un'area molto importante e di forte coinvolgimento sia a livello comunale che a livello regionale, dove si stanno venendo i nodi al pettine su tantissime vicende, e quello che è successo l'altra notte con la seduta di bilancio ne è la dimostrazione, in cui alle 4 del mattino si presenta l'emendamento che va ad abrogare il vecchio piano sanitario regionale, oppure si fa un blitz per legittimare la commissione pubblico-privato fra il Cardarelli e la Fondazione Giovanni Paolo II. Insomma, l'aria che tira è quella di un governo di centrosinistra regionale che con la forza dei numeri e con l'autorità dei numeri prova a irrompere in maniera anche superando quelle che sono le regole democratiche del confronto e del regolamento anche del Consiglio regionale, a imporre la propria linea. Noi non ci stiamo, abbiamo abbandonato l'aula, abbiamo votato no, siamo rimasti fino alle 7 del mattino a proporre i nostri emendamenti e le nostre alternative, ma adesso si deve ripartire in maniera differente e Isernia deve essere un punto di partenza. A proposito di sanità, Isernia c'è tanta preoccupazione. La preoccupazione che c'è Isernia è diffusa in tutta quanta la regione, perché se da un lato c'è necessità di scelte importanti e di dare attuazione anche a quelle deroghe che sono state date per il blocco del turnover, e quindi riuscire a formalizzare anche dei contratti precari fino alla fine dell'anno, in attesa che venga definitivamente eliminato il blocco del turnover, si possono fare nuovi bandi e nuovi avvisi per assumere nuovo personale medico. In questa fase qui è necessario riuscire a dare una programmazione certa, fare un cronoprogramma in maniera tale che se ci sono delle riconversioni, delle dismissioni, se c'è la necessità di cambiare il rapporto con il territorio della sanità, lo si deve fare e non ci si deve nascondere dietro a un dito e non ci si deve assolutamente andare a rifugiare nel privato, che diventa sostitutivo del pubblico e non integrativo del pubblico. E passiamo alla cronaca. La polizia di Isernia ha denunciato un 50enne noto pregiudicato sottoposto ai domiciliari che durante un controllo notturno non è stato trovato in casa. Lo stesso dovrà ora rispondere del reato di evasione. Adozione di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Pozzilli invece nei confronti di una 33enne di origine campana già individuata alcuni giorni fa dai carabinieri di Filignano mentre si aggirava nel centro di Pozzilli richiedendo denaro presso le abitazioni private per conto di una fantomatica associazione di volontariato con sede in provincia di Napoli. La donna è stata ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica e pertanto per un anno non potrà far ritorno nel comune di Pozzilli. E restiamo a Isernia, dove per accesso abusivo a sistemi informatici, sostituzione di persone e indebito utilizzo di carte di credito, una 45enne ed una 24enne del posto ed un 26enne di Rio Nero Sannitico sono stati denunciati dai carabinieri. I tre in più circostanze hanno fatto acquisti online di merce di varia natura per svariate centinaia di euro, servendosi di codici operativi di una carta postpay appartenente ad una 50enne di cui erano venuti illecitamente in possesso. Dopo aver creato un falso account intestato alla vittima, hanno agito fino ad essere scoperti dai militari.
E alla luce della complessa rete idrografica, del marcato rischio idrogeologico che caratterizza la regione Molise e delle problematiche di pubblico soccorso ad esso correlate, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, già attore principale nel soccorso sanitario in ambiente montano ed impervio, ha intrapreso un percorso di addestramento per le squadre di intervento in ambiente fluviale e delle forre. Oratino torna a celebrare la figura e l'opera di Arturo Giovannitti e lo fa attraverso la 13ª edizione del premio di poesia dedicato al poeta dei lavoratori. Come di consueto, il 1° maggio ad Oratino si celebra con una manifestazione culturale che richiama la vita e l'opera di Arturo Giovannitti, il poeta dei lavoratori. L'iniziativa giunge alla 13ª edizione ed il premio di poesia dedicato al famoso sindacalista d'origine oratinese, che visse quasi esclusivamente negli Stati Uniti, raccoglie sempre più plausi e consensi. Siamo arrivati alla 13ª edizione, non è poco, quindi abbiamo dato un tema che è libero per quanto riguarda le sillogi, però per quanto riguarda le sezioni abbiamo messo un tema sociale, quindi che corrispondano tutte le poesie inviate almeno ad un tema sociale. Sono oltre 400 i lavori che la giuria tecnica e quella popolare hanno dovuto esaminare. I vincitori provengono da ogni parte d'Italia, come la poetessa classificatasi prima nella sezione delle poesie singole, la calabrese Maria Concetta Preta, con la poesia Stanco Sud. Sono entrata in contatto con questa terra meravigliosa che tanto mi ricorda la Calabria, la mia terra, per la infinità di questi luoghi millenari ricoperti di boschi. E poi entrare in contatto con l'associazione titolata appunto a Giovannitti, questo anarco sindacalista che tanto ha fatto per questa terra, quindi un vero testimonial, un vero genius loci. E noi abbiamo bisogno di persone così e di associazioni come questa che promuovono la cultura su tutto il territorio nazionale. Veramente onorata di essere qui. Una iniziativa, questa del premio Giovannitti, che si incasella nelle tante iniziative culturali messe in campo dall'amministrazione comunale e dai cittadini di Oratino, uno dei comuni più belli d'Italia. Un evento straordinario che ha preso piede già da ormai, questo è il 13° anno, quindi è un evento che sta avendo sempre maggiore successo in tutta Italia, sull'intero territorio nazionale, dimostra la valenza del premio e dimostra anche la bravura degli organizzatori dell'associazione Giovannitti, appunto, che sta puntando molto su questo premio per valorizzare la figura di Giovannitti e le peculiarità del nostro borgo. È un molisano di Larino, Alessandro Di Lena, il neocampione nazionale di potatura dell'olivo nella categoria giovani, dopo il terzo posto ottenuto qualche settimana fa a Colle Torto, Città dell'Olio, sede del campionato regionale di potatura, che ha visto la brillante vittoria del fratello Pasquale. Alessandro sale sul podio più alto, quello del campionato nazionale organizzato dall'Assam a Montopoli Sabina in provincia di Rieti. Per merito del fotografo isernino di fama internazionale Francesco Carovillano, l'andocciata di Agnone è stata inserita tra le 100 meraviglie d'Italia dalla prestigiosa rivista europea Condé Nast Traveler. Sempre più la manifestazione agnonese viene celebrata dai più prestigiosi network mondiali. Gli scalpellini di Pesco Pennataro negli ultimi 3 secoli hanno contribuito a trasformare le facciate di edifici di culto e privati dal punto di vista architettonico ed urbanistico, la conferma da parte dello studioso Franco Valente. I maestri scalpellini di Pesco Pennataro sono stati veri e propri scultori che hanno cambiato radicalmente le strutture architettoniche di molti paesi molisani e abruzzesi dal 1700 in poi. Le opere fatte dagli scultori, dagli architetti e dagli scalpellini di Pesco Pennataro hanno costituito veramente la trasformazione urbanistica e architettonica di una vasta area. Bisogna tenere presente che personaggi come Nunzio Margiotta o Nicola Di Lallo, che sono tra i maggiori degli architetti, hanno fatto le più belle opere di architettura del Molise. Il Settecento molisano parte da Pesco Pennataro e poi si diffonde in tutte le parti. Tutto questo avviene in un momento in cui l'arte e l'architettura si sta trasformando e quindi sono i primi che capiscono la nuova aria che tira e sono i primi a realizzare delle opere incredibili che ancora oggi costituiscono poi la veste
esterna della nostra regione. È il caso dei Fagnano che hanno fatto opere incredibili, ma poi sono andati via proprio perché probabilmente con l'Unità d'Italia e con la fine dell'arte borbonica non c'era più lavoro, si comincia ad andare fuori, comincia l'emigrazione e l'Argentina è uno dei punti di approdo. Sarebbe interessante riuscire a capire che cosa hanno fatto in Argentina, perché non sono più tornati, quindi evidentemente la loro arte si è diffusa dappertutto. Se pensiamo che a Vasto Girardi c'è il più bel esempio di architettura, di arte, di stucchi dell'intera regione, possiamo capire quale importanza abbiano avuto queste maestranze. Pesco Pennataro ha appena celebrato i 2 secoli di storia. Ad inizio 800 infatti avveniva la scissione dal vicino centro di Sant'Angelo del Pesco. In effetti come comune, i comuni sono tutti quelli che oggi fanno parte della geografia politica molisana. Alcuni comuni sono nati per scissione, altri per aggregazione. E il caso di Pesco Pennataro è un caso di scissione. Sant'Angelo del Pesco, Castel del Giudice, che poi ha dato origine anche a una serie di problematiche. Io penso, prima si è in qualche modo accennato al protettore, a San Luca, che viene considerato il santo per eccellenza di Pesco Pennataro, ma poi il santo protettore è San Rocco. E questo è legato, io ritengo, a un fatto particolare, che il confine di Sant'Angelo del Pesco a un certo punto ha inglobato l'eremo di San Luca, che non appartiene, anche se tutti pensano che appartenga a Pesco Pennataro, ma appartiene a Sant'Angelo del Pesco. E quindi vi fu una sorta di competizione, quasi una conseguenza logica: Sant'Angelo del Pesco si è preso San Luca e allora si va a invocare il santo che ha liberato Pesco Pennataro dalla peste. San Rocco è il santo che protegge dalla possibile arrivo dalla peste, e quindi è un santo che viene venerato come colui che poi deve proteggere complessivamente il paese. Conduttrici delle TV molisane giovedì 5 maggio in passerella per Diversamente Moda, un'iniziativa solidale presentata dall'Associazione Talenti ed Artisti Molisani. L'intero incasso della serata sarà utilizzato per l'acquisto di un defibrillatore in favore dell'Istituto Scolastico Dovidio del capoluogo. L'appuntamento alle ore 21 di giovedì prossimo al Palazzetto dello Sport della Cittadella dell'Economia in Contrada Selvapiana a Campobasso. Organizzato da Michele Falcione, l'evento vedrà esibirsi anche numerosi ospiti, biglietti dal costo di 10 euro disponibili da Macron Store in via Mazzini, sempre a Campobasso. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Cielo coperto e giornata instabile oggi sul Molise, piogge diffuse nelle aree interne e lungo la costa adriatica. Le temperature sono comprese tra i 3 gradi la minima a Campobasso e i 15 la massima a Termoli. Mare mosso e venti provenienti da nord-ovest. Un leggero miglioramento è previsto nella giornata di domani sull'intera regione. Ed è andata in archivio la penultima giornata di campionato in Serie D, ultimo turno invece nei campionati regionali di promozione ed eccellenza. Vediamo. Per la Serie D, Girone F, Fano Matelica 3-1, Amiternina Castelfidardo 1-2, Giulianova Vispesaro 0-0, Folgore Veregra Campobasso 1-1, Isernia Monticelli 0-5, Jesina Avezzano 4-2, Agnonese San Nicolò 1-0, Recanatese Fermana 0-1, San Benedettese Chieti 1-2. La classifica della Serie D, Girone F, 78 punti in testa, San Benedettese, 65 Fano, 58 Campobasso, 55 Matelica, 52 Fermana, 48 Recanatese, 47 Jesina, 46 San Nicolò e Chieti, 43 Vispesaro, 41 Avezzano, 40 Agnonese, 39 Castelfidardo, 37 Isernia e Monticelli, 32 Folgore Veregra, 24 Amiternina e Giulianova.
Per l'eccellenza Alife, Treppini Matese 1-3, Casalnuovo, Roccaravindola 1-2, Cliternina, Pietramonte Corvino 1-1, Limpiariccia, Calciodauna 2-4, Gambatese, Campobasso 1919, Sospesa, Sesto Campano, Macchia 3-1, Termoli 1920, Montenero 2-1, Vasto Giardi, Venafro 1-2, Riposa, Vairano. La classifica dell'eccellenza, 75 punti in testa, Calcio Dauna, 74, Treppini Matese, 69, Venafro, 67, Sesto Campano, 60, Vasto Girardi, 47, Macchia e Alife, 39, Gambatesa, 37, Pietramonte Corvino, 36, Roccaravindola e Termoli 1920, 34, Olimpiariccia, 32, Vairano, 30, Campobasso 1919, 28, Montenero, 26, Cliternina, 20, Casalnuovo. Vediamo la promozione, Baranello Petacciato 3-0, Ielsi San Martino non disputata a campo di Pietraspinete 4-1, Cercemaggiore Guglionesi 3-3, Matese Torremaiano 1-0, Carullo Real Prata 1-2, Roseto Castelmauro 4-0, Sant'Eliana Frentania 5-1, Riposa Rocca Sicura. La classifica della promozione, 69 punti Guglionese, 59 Campo di Pietra, 58 Frentania, 50 Spinete, 49 Ielsi e Baranello, 47 Sant'Eliana e Cercemaggiore, 45 Roseto, 41 Rocca Sicura, Torremaiano e Matese, 39 Real Prata, 37 Petacciato, 27 Carullo, 26 Castelmauro, chiude con 25 punti San Martino. E con una giornata di anticipo l'Olimpia Agnonese centra la salvezza, ha battuto a domicilio il San Nicolò con un rigore di Conte. Vediamo. L'Agnone corona la corsa a salvezza e dinanzi al proprio pubblico arpiona i 40 punti utili per staccare in anticipo il pass per il prossimo campionato tra i dilettanti. La cura di Meo porta i suoi frutti. 6 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta sono il risultato di una stagione rivoltata nel girone di ritorno. Al Civitelle ne fa le spese anche il San Nicolò, che però non demerita e tiene con il fiato sospeso la tifoseria molisana fino all'ultimo giro di lancette. Poi la gioia scoppia spontanea e incontenibile negli spogliatoi di casa, che grazie ai risultati concomitanti sugli altri campi ottiene la permanenza diretta con un turno d'anticipo. 4-2-3-1 gli schieramenti speculari messi in campo dai due tecnici di Meo e Epifani. Iniziano di gran lena e granata. Dopo 7 minuti Merlonghi sale addosso a Guida all'interno dei 16 metri. Sull'intervento del biancazzurro ci sono dubbi leciti, ma per Di Marco della sezione di Ciampino si può proseguire. Guadalupi, cerniera in mediana assieme a Manzo, scarica una staffilata dalla lunga distanza, risponde con i pugni calore. I locali sono i più convinti e tessono le loro trame per Marolda e Santoro, ma a decidere il match è lo scatenato Conte, che al 20° si infila tra le maglie abruzzesi. La sua velocità mette in crisi il centrale De Santis, costretto ad affondarlo in area. Cartellino giallo e calcio di rigore che lo stesso Conte si incarica di trasformare per l'1-0. Sul finire della prima frazione, guidati da Capitan Petronio, i teramani aumentano il ritmo. Sull'angolo di Merlonghi, di testa d'Egidio, anticipa tutti ma non trova il bersaglio. Lo stesso numero 9 ospite cade in area qualche minuto più tardi. Per il fischietto Di Marco e simulazione. Nella ripresa Gragnoli prende il posto di Marolda nei locali. Dopo 7 minuti Guadalupi chiama al difficile intervento calore dai 30 metri. Il portiere ospite è costretto a smanacciare in angolo. Il San Nicolò preme, ma lascia praterie invitanti per la corsa degli avversari. Su una di queste Gragnoli si divora il raddoppio servito dallo scatenato Santoro. Calore salva i suoi con l'aiuto del legno. Al quarto d'ora, da azione d'angolo, altra mischia dinanzi a calore. Il portiere teramano è costretto a sistemare la sfera in angolo. La manovra degli abruzzesi è più spigliata, ma la squadra di Epifani è spesso sbilanciata oltre la cinta. Guida al 21° si lancia all'assalto della porta avversaria e si dimentica di servire Conte solo dinanzi alla linea di porta. Altro match ball sprecato dai padroni di casa.
La partita è palpitante, i biancazzurri provano a rimettersi in carreggiata, ma Leuci stoppa le intenzioni del lanciatissimo Degidio al 26esimo, servito sul ribaltamento di fronte dalla pennellata di Donatangelo. Dal possibile pareggio San Nicolò rischia ancora sulla combinazione Gragnoli-Santoro. Si deve opporre ancora a Calore, il migliore dei suoi. È l'ultima fiammata dell'Olimpia che fino al 95esimo deve rintuzzare l'arrembaggio ospite. Cianci evita la beffa sui titoli di coda della partita e spedisce in angolo la rasoiata di Moretti. Al triplice fischio finale scoppia la festa in campo e negli spogliatoi per la salvezza raggiunta dai molisani. Un'altra stagione in D sudata meritatamente dopo i patimenti dei mesi di inizio stagione. A Montegranaro, Folgore Veregra e Campobasso impattano 1-1 e i molisani mantengono la terza posizione. La Folgore Veregra rimanda ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria del girone di ritorno. Ci sperano per 20 minuti i gialloblu, ma il Campobasso al 13esimo risultato utile consecutivo salva la pellaccia allo stadio La Croce di Montegranaro. Così per gli uomini di Grilli, sempre terzultimi, la situazione resta disperata. Illude Palladini, replica Aquino. E allora tutto rimandato a domenica prossima in casa del Castelfidardo di Bolzan, che l'anno scorso ha piazzato l'11 veregrenze sul tetto dell'eccellenza. Con una vittoria i fidardensi sarebbero salvi senza spareggio e calcoli sulle concorrenti. Di contro la Folgore dovrà fare in modo di non aprire il divario con la sest'ultima ad 8 punti per non retrocedere subito. Di sicuro col Campobasso i gialloblu hanno messo tanto cuore. Marani ha salvato 2 gol fatti contro i lupi molisani, nel primo tempo sbarrando la strada sotto misura a Gabrielloni, con successiva respinta sparata alle stelle da Lucchese, e nella ripresa negando la soddisfazione della doppietta ad Aquino, su un campo reso quasi inagibile dall'acquazzone che ha fatto da premessa alla sfida. Al 41esimo ecco il terzo angolo di giornata per la Folgore e il sigillo numero 15 di Pedalino per il legittimo vantaggio dei padroni di casa. La necessaria fisicità di Sbarbati sul terreno pesante e l'estro di Padovani non bastano però a contenere un Campobasso che prende campo col passare dei minuti. Il pari di Aquino matura al 15esimo del secondo tempo. La squadra di Favo alza il baricentro e preme alla ricerca del vantaggio. Alla Folgore resta solo il contropiede, ma il risultato non si schioda dall'1-1 e adesso per la Folgore si fa davvero dura. Ed è Black la interna dell'Isernia opposta al Monticelli, la salvezza dovrà passare adesso per il play-out. L'Isernia asfaltata sul rettangolo amico dal Monticelli, diretta concorrente per la salvezza. Pentri smarriti e senza verve sono travolti dalla freschezza degli ascolani di Stallone. A fine partita forte è stata la contestazione dei tifosi dalle gradinate dello stadio Lancellotta all'indirizzo di squadra e del tecnico Gioffrè. Dopo 20 minuti il Monticelli mette la freccia, Petrucci raccoglie palla e travolge i difensori avversari in slalom e brucia da pochi passi Schina per l'1-0. Passano appena 120 secondi e il Monticelli infilza per la seconda volta Schina. Petrucci si veste da assist man e serve su un piatto d'argento la palla che Galli in tuffo deposita alle spalle del portiere biancazzurro. I marchigiani tornano a pigiare il piede sull'acceleratore, per i molisani sono guai. Schema da calcio piazzato del solito Petrucci che aggira la retroguardia a Pentra. Margarita, poco dopo la mezz'ora, fissa 3 le marcature. Evacuo sostituisce ad inizio secondo tempo Saltarin negli Isernini, ma per i ragazzi di Gioffrè notte fonda, senza più alcuna reazione mentale e fisica. Al nono ancora Galli, da un lancio dalle retrovie, gonfia per la quarta volta la rete sulla goffa uscita del portiere Schina. I molisani non ci sono più e sprofondano a 5 minuti dal termine con Filaggi, che colpisce nel cuore della difesa da pochi metri e corre a ringraziare la tifoseria di casa sotto la gradinata. Per l'Isernia sarà vitale l'ultima al Selvapiana contro il Campobasso.
Nella pallacanestro maschile di Serie B, la prima sfida salvezza è vinta dall'Isernia di Ciro Cardinale, che supera al Palafraraccio i cugini del Venafro. Finale 65-62. Miglior realizzatore per i Pentri Smorra con 16 punti, per gli ospiti Tamburrini con 15. Domani pomeriggio si giocherà gara a due a campi invertiti. E nella pallavolo di B1 femminile, l'Isernia esce sconfitta dal rettangolo riccese di Cutrufiano per 3-0, 25-20, 26-24, 25-22 i parziali della partita. Le molisane si congederanno sabato 7 dinanzi al proprio pubblico per l'ultima di campionato. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.